Rita Rusic, buonanotte. Eccoci. Rita, grazie. Ciao. Sorridevi, vero? Ridevi? Certo. Perché ciao, sei... cara, ciao. No, perché io volevo assolutamente sapere qualcosa di più. Beh, qualcosa mi ha detto, ma insomma, sono curiosa, bello, molto curiosa. È sempre insomma, bello parlare di matrimonio, di parlare, no? Di d'amore. Io, guarda come sono vestita, di bianco come una sposa. Natale, Capodanno. Sì. Senti, a proposito d'amore invece, voglio parlare con te d'amore. L'amore è importante. Senti, ma l'ultima volta che ci siamo visti avevi una storia che andava molto bene. Sì. Con un bellissimo ragazzo, abbiamo sì, visto anche con le Cristiano, foto sui giornali. Ormai dura da 3 anni. Da 3 anni? Sì. A gonfie vele. Ah, sì, bene, certo. Ci vogliamo bene. Però quell'amore, voglio dire, va tutto bene, tutto, non quell'amore così che si soffre. È l'amore più grande, no? Un amore più sereno. Sì, un amore perché più tranquillo. Perché ti è capitato di soffrire molto per amore? Sì. Sono una donna molto passionale, quindi sono molto ero più meno tollerante quando ero più giovane, no? Ero molto gelosa perché ad esempio mio marito, mio fidanzato, prima era molto geloso. Siamo subito di Vittorio Cecchi Gorgi. Gelosi, no, però era molto geloso, quindi poi alla fine, cioè, se uno è geloso, l'altro poi non è che uno fa come gli pare. Senti, ma adesso i rapporti con Vittorio sono buoni? Sì. Perché ormai... Ma sì, ci sentiamo tutte le sere prima di dormire, come va, che hai fatto? 17 anni e mezzo di divorzio, sono preparata? Ti ricordi? Sì. L'altra volta ho detto sono passati 18 anni, tu mi hai detto no, 17 e mezzo erano, vero? Eh sì. Per divorziare. Pensa che noi ci eravamo sposati nell'83, quindi sono 40 anni fa. 40 anni fa, pensa, tantissimo. Vabbè. Ed è bello però che dopo, diciamo, tanto, anche tanto dolore, no? Perché le separazioni sono dolorose, poi ci si possa ritrovare così come voi. A me ha colpito molto questo. Certo. Vabbè, alla fine passi sopra tutto. Arrivederci. Non grazie. È scontato però, non è scontato. No, non è scontato, però secondo me si fa, basta. Poi alla fine anche lui è un uomo solo, figlio unico, i genitori chiaramente sono morti da tanti anni, quindi è solo pure lui, che fa? Siamo gli unici parenti. Pronto, come va, allora che hai fatto? Mi sentite sempre? Tutte le sere mi chiama, tipo mezzanotte e mezza, l'una, perché sa che io vado a letto tardi e quindi, come va? Sa che intanto rispondo. Lui, secondo me, ha avuto solo te come grande amore. Non lo so, quello non lo posso dire io, però non credo, però va bene. La donna sicuramente più importante della sua vita. Ah, può darsi, però forse sono, diciamo, sicuramente il punto di riferimento. La madre dei suoi figli. Sì, e poi la persona che magari gli dà più, come, non che si fidi, però sa che sono una persona che gli posso risolvere. Rita si è fidato molto, perché adesso diciamolo fuori dai denti. Una prima fase si è fidato e ha avuto ragione, perché la vostra casa di produzione con te è ormai è storia, quindi non dico, non sto esprimendo un'opinione, ma sto raccontando un fatto. Beh, no? Sono stati anni meravigliosi. Anni meravigliosi e tutte le grandi scoperte. La vita era veramente molto bella. A proposito di scouting, no? Abbiamo parlato di Simona Ventura. Quello che hai fatto tu. Sì, sentivo con grande interesse. Leonardo perché... Pieraccioni. Sì, Leonardo Pieraccioni, ancora, Vincenzo perché... Salemme. No, la prima volta che hai incontrato Pieraccioni, che è venuto a portarti un film. Vabbè, l'avevo visto sul palcoscenico, no, nella chiusura della campagna elettorale di Vittorio a Firenze. E c'era Panariello, c'era lui, c'era Ceccherini, Carlo Conti presentava. Quindi vabbè, tutti hanno fatto successo. E io ho visto Leonardo e guardavo la gente per quanto era felice di vederlo, ridevano eccetera, e ho pensato questo è molto forte. Poi quella sera stessa mi dette un copione che rimase sulla mia scrivania per 7 mesi, perché avevo tanto da fare. Poi una sera ho detto vabbè, leggo questa. Come l'ho letta, il giorno dopo l'ho chiamato, ho detto vieni a Roma e dobbiamo parlare. Qual era il film? Il film I Laureati. Il primo. Sì. Lui come ha reagito la prima volta che l'hai chiamato? No, quando è arrivato tutto sudato, ha sbagliato strada, non so, si era fermato a chilometri, quindi è arrivato tutto sudato, pieno di foglie, aveva attraversato mezzo Monte Mario, quindi vabbè. E è arrivato così, io gli ho detto guarda, voglio farti un contratto per 3 film. Lui è svenuto, poi è uscito, mi ha fatto ridere perché ha chiamato Veronesi Giovanni
E allora gli ha detto, senti un po', ma ha offerto di fare un contratto per 3 film, dice, speriamo se ne faccia almeno uno. Fantastico. Figurati. Simpatico. Voglio fare a te anche la stessa domanda fatta a Simona. Uh-huh. Distinto, quali sono diciamo le tue creature? Ecco, Pieraccioni è uno, ma quali sono gli altri che ti riconosci? Mi riconosco, vabbè, mi riconosco Albanese, ad esempio, abbiamo fatto anche Salemme, lo stesso Panariello, voglio dire, ho fatto film anche con Ceccherini, tutte quelle opere prime, ad esempio, anche Federico Moccia. Ma ad esempio. Un fiuto che ti guida da sempre? Cioè, riesci a capire in maniera quasi da rabdomante, no? Quello che funziona e quello che non funziona. Allora, sì, secondo me c'è una certa. Ci deve essere comunque una capacità, perché non è una cosa semplice solo capire questo potrebbe avere successo, poi c'è tutto un lavoro da fare per poter avere successo. Allora, quello vabbè è un istinto, però io penso che ci vuole anche molta fortuna. Cioè, quello che piace a te deve piacere alla gente. Allora, se è così è molto più facile, più semplice, no? Quindi capisci subito, ti piace quello che piace. E quello è bello. E poi però io penso che quello che mi ha aiutato di più è la caparbietà, il volere a tutti i costi, il dedicarsi, non stancarsi mai, non abbattersi, andare avanti e portare avanti le proprie decisioni, eccetera. Sentivo prima Simona che diceva mi piace, ci piace questa società che abbiamo fatto con Giovanni e far esordire dei giovani, portare avanti dei giovani. Io adesso in questo momento sto facendo la stessa cosa, ho fatto una società con mio figlio. Mio figlio dopo anni di lavoro nello sport, invece diritti sportivi, Mario. Sport eccetera, sì, calcio, tennis, e adesso invece comunque sta lavorando come stiamo lavorando insieme e porteremo avanti questa tradizione della famiglia Cecchigori. Rusic nel cinema. E quindi stiamo lavorando e stiamo cercando tutti i progetti di autori giovani, registi che iniziano, e quindi progetto importante perché come partire da qui per altri 20 anni siamo a posto. Se troviamo. Senti, Mario ha delle doti che diciamo fanno pensare al nonno, tuo figlio? Sì. In un certo senso sì, sì. Direi più al nonno forse che al padre. Che al padre. Sì, perché Mario è più riservato, però è un ragazzo molto intelligente e sa leggere, che è la cosa più importante nel nostro lavoro, saper leggere, sapere capire le storie, capire dove ci sono dei difetti, dove ci sono dei problemi. È molto pragmatico e... è molto sensibile, però anche forte. Dice, mamma, hai parlato troppo. Allora io dico, amore, tu dimmi tutto, perché io voglio fare, capito? Io sono diventata quella che sì. Sta iniziando praticamente. Non è facile lavorare tra madre e figlio, come non è stato facile per me lavorare con mio marito e anche con mio suocero. Cioè. Tuo suocero me l'avevi raccontato. Non voleva addirittura una volta, vide nei titoli di testa, no? Sì, di un film, sì, il tuo il mio nome per la prima volta urlò. Non lo voleva. Eppure tu ti chiamavi Cecchigori, no? Perché sì, tu eri Rita. No, ma lui mi adorava, però, e sai, come tutti quei grandi imprenditori che si sono creati da sé, eccetera, quando vedevano qualcun altro che entrava nel gruppo, allora era un po' come togliere. Come un po' si sentivano. Senti, anche lì c'era il patriarcato, no? Sì, a proposito di patriarcato, certo, che è un tema di grande attualità. Sì, la sì, famiglia sì. Cecchigori era sicuramente patriarcale. No? Vabbè, sì, però c'era il mestiere, diciamo. Poi Vittorio era meno patriarcale, nel senso che comunque mi ha dato l'opportunità di poter lavorare all'interno del gruppo, perché non perché non era non perché non era maschilista, solamente perché era molto geloso. Quindi allora l'attrice, no. La cantante che aveva iniziato? No. Allora, fare quello andava bene perché lavoravo lì in ufficio, mi poteva controllare, poteva, capito? Ti sei mai pentita di aver lasciato la tua carriera di attrice? Com'eri bella, sai, a fare Attila? Ogni tanto lo vedo quel film, Bellissima, sì, sì. Con quel bikini. Io ho sofferto. Attila, flagello di Dio. Ho sofferto a fare film. Allora, mi sarebbe piaciuto... Con Abatantuono, con Diego Abatantuono. Sì, mi è piaciuta come esperienza e... anche quella di cantare, forse per cantare ho sofferto di più a lasciarla,
Però ti dico proprio, forse alla fine ho fatto bene così, perché poi la mia natura forse era più questa. Quindi non ti non hai mai pensato di dire no, forse quella era la mia strada, no? Perché sì, l'ho pensato, è chiaro che lo pensiamo, però poi ho fatto bene. I fatti ti hanno dato ragione. I fatti mi hanno dato ragione, poi comunque sono stata felice, cioè proprio mi rende felice, è un lavoro che mi piace troppo, e mi appassiona, non lo so. Ho avuto tante soddisfazioni, tanta felicità da questo, e per cui non rimpiango. Nulla. Sono contenta delle cose buone e quindi non voglio troppo, cioè anche pensare addirittura se avessi capito tutto. Però. Allora apriamo questa famosa porta del 2024, sì. Ormai siamo vicini, sì. Che cosa ti piacerebbe trovare? Quello che mi piacerebbe trovare è... Che l'amore ce l'hai. L'amore ce l'ho. L'Accademy con tuo figlio c'è. E sicuramente ma voglio, andrà bene. No, allora la cosa che è più importante secondo me di questi sogni, diciamo, poi è chiaro che come diceva Simona prima, la cosa più importante è la salute, senza quella non fa niente, quindi la famiglia, tutti insieme, io benissimo. Però la cosa più importante mi piacerebbe iniziare a produrre entro il 24. Entro il 24. Oh. Quindi diciamo che hai un obiettivo professionale. Sì, 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 proprio. Perché per il resto va tutto bene. Beh, per il resto va tutto bene. La vita va bene perché comunque ci diamo da fare. Certo. E facciamo in modo che vada bene. Sei bellissima, uno splendore. Sì, sì. Ma sei consapevole? Sì. Io? Di esserlo? Certo. Guarda, sì, i complimenti di una donna valgono... 10 volte, 100 volte quelli di un uomo, quindi grazie. E niente, anche quello è fatica, tutto è fatica. Però i risultati ci sono. Torno tra poco, vado a trovare un'altra amica.